Buongiorno e buona domenica. Regione Europa, anche questa settimana comincia da Strasburgo per parlare di quello che è il tema conduttore del nostro settimanale, ossia del local, i rapporti tra le regioni, i nostri territori e l'Unione Europea. Parliamo di patto dei sindaci, di Europa 2020, sono quasi ormai 1000 i sindaci delle città che hanno aderito per quello che riguarda il patto dei sindaci al progetto dell'Unione Europea di diminuire del 20% entro il 2020 le emissioni di anidride carbonica e di gas serra all'interno del territorio dei 27 paesi. Andiamo a vedere allora i particolari. Il programma 20-20-20 dell'Unione Europea per la diminuzione delle emissioni inquinanti del 20% entro il 2020 prosegue a vele spiegate. Sono ormai 800 i sindaci europei che hanno aderito al progetto, mentre in Italia la Covenant of Measures ha fatto tappa a Cuneo e la provincia Granda si è dimostrata come quella con il maggior numero di amministratori locali, ben 44, che hanno aderito al patto dei sindaci. I sindaci del territorio Gal Mongioie hanno il distretto certificato EMAS più esteso d'Europa. Al convegno Territori, Comuni e Sindaci, la sostenibilità come impegno in comune in Europa, promosso dall'Unioncamere e dal Gal Mongioie, è stata un'occasione per presentare il progetto ambizioso che rappresenta l'eccellenza del distretto Gal Mongioie, realizzato grazie all'impegno dei sindaci del comprensorio. L'iniziativa ha dimostrato che il local ha una coscienza comune viva, in Italia e in tutta l'Unione Europea, che sorprende per la sua capacità di agire e, come spesso accade, anticipa i tempi. I 44 sindaci hanno dichiarato la loro volontà di passare da territorio di frontiera a territorio di cerniera, non soltanto geografica, dell'Unione Europea. La certificazione ambientale, la crescita in questa direzione, credo che sia uno dei tasselli fondamentali per dare nuovo futuro, nuovo sviluppo alle territorialità. E che sia partita dalla provincia di Cuneo, da questa terra ai confini dell'impero, un processo di questo tipo, che porta una grande comunità con circa quasi 50 comunità, 50 sindaci, pronti a dare una certificazione ambientale al proprio territorio, è un senso della sfida nuova che si vuol portare per un vantaggio alle nuove generazioni. Io credo al futuro anche non soltanto dei territori ma anche delle imprese, che a noi stanno particolarmente a cuore. Quindi una sfida che porterà anche il sistema delle camere di commercio ad essere a fianco di questi protagonisti e di questo protagonismo per dare veramente un futuro che guarda all'ambiente, che guarda alla certificazione ambientale come strumento, diciamo, indispensabile per costruire il domani. Il network dei distretti diventa un elemento essenziale per chiudere un ciclo, o se vogliamo meglio per cominciarne un altro. È un territorio di frontiera, è riuscito ad esprimersi al meglio con un principio di sostenibilità ambientale che non è così comune in Italia. Siamo diventato il distretto EMAS certificato più esteso d'Italia, 42 sindaci del GAL hanno aderito al patto dei sindaci, ci sono altri che stanno seguendo il loro esempio. È il frutto di un lavoro paziente, silenzioso, voluto dalle categorie economiche, attori principali del Gal Mongioie, che insieme agli amministratori pubblici hanno ritenuto che prima di pensare a uno sviluppo economico incondizionato bisogna preservare quelle caratteristiche di qualità della vita, di vivibilità che hanno caratterizzato e caratterizzano l'eccellenza del nostro territorio. Noi abbiamo ritenuto indispensabile, al di là dell'esperienza virtuosa che stiamo vivendo col nostro territorio, condividerla con chi in altre zone del territorio nazionale stesse facendo la stessa esperienza o esperienze analoghe, perché dalla condivisione delle esperienze e delle conoscenze sicuramente riusciamo a evitare errori fatti in passato e ottenere risultati migliori. Siamo molto soddisfatti perché con questo numero di comuni che aderiscono al patto dei sindaci arriviamo di fatto a una cifra incredibile, 800 comuni in Italia che tutti insieme spingono affinché il nostro paese possa raggiungere gli obiettivi comunitari e quindi nazionali da qui al 2020. La comunicazione in questo settore ha avuto un ruolo importante perché l'abbiamo intuito, l'abbiamo spiegato, subito c'era una certa diffidenza, poi è esploso e possiamo dire che in qualche modo forse l'abbiamo fatto il nostro lavoro. Alla base di tutto infine una grande idea che affonda le radici
amici nel local ancora una volta, quelle del progetto delle Alpi del Mare, portato avanti dalla Camera di Commercio di Cuneo, antesignano di un progetto più ampio che va sempre in questa direzione, racchiusa nell'iniziativa più significativa formalizzata dall'Euroregione Alpi Mediterraneo, che riunisce le regioni italiane del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta con quelle francesi del Rhône-Alpes e della Provence-Alpes-Côte d'Azur, con la finalità di realizzare una nuova politica europea attiva di cooperazione transfrontaliera.